Si chiude in bellezza la stagione lirica del Teatro Sociale di Rovigo con il ritorno comunque di un classico che è Il Barbiere di Siviglia, ce ne parla? Il Barbiere di Siviglia, questo che è uno dei più grandi capolavori rosseniani, torna sulle scene del Teatro Sociale di Rovigo con un nuovo allestimento e una nuova produzione che vede coinvolti 5 importanti teatri italiani: Ravenna, Pisa, Iesi, Lucca e Rovigo. Si tratta di un nuovo allestimento colossal, così lo vorrei definire, lo vedrete per chi avrà il piacere di venire a teatro, realizzato interamente dalla grande macchina del Teatro Sociale di Rovigo, dalle nostre maestranze che hanno lavorato oltre 35 giorni per questo importante lavoro, una produzione che parte da qui e quindi poi circuiterà per l'Italia e che vede protagonista come sempre un cast di grande eccezione, senza dimenticare però anche qualche inserto, qualche giovane, qualche debutto, in questo caso il maestro Cilona, che è maestro di cappella alla Staatsoper di Hannover e prossimo Kapellmeister alla Deutsche Oper di Berlino, debutta in Italia nel ruolo e quindi di direttore del Barbiere di Siviglia, quindi per noi anche una costante attenzione e una conferma anche di quella che è la vocazione di questo teatro, della sua storia. Si sta per concludere la stagione lirica del Teatro Sociale di Rovigo. Da parte dell'amministrazione comunale c'è soddisfazione rispetto a questo percorso artistico e culturale di quest'anno? Assolutamente tantissima, una grandissima soddisfazione, anche perché è una stagione che si conclude in crescendo, proprio un crescendo rossignano di partecipazione di persone che appunto sono venute all'opera e hanno potuto godere dello splendore del nostro teatro, quindi io rinnovo l'invito a tutti coloro che non avessero già fatto di acquistare il biglietto per Il Barbiere di Siviglia, come appunto ricordava già il direttore, un grandissimo cast, una produzione di altissimo livello anche dal punto di vista delle scenografie e della produzione musicale, quindi venite tutti a teatro e godete di quest'opera che, oltre ad essere buffa, fa anche sorridere con riflessione.